Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Simo, come sempre. In questo video analizziamo a livello tecnico il dollaro americano versus il rand sudafricano. Come sempre, vi chiedo di prendere qualche secondo per leggere il disclaimer. Mettete pure pausa. Intanto, ovviamente, questo video è a fini completamente didattici, non si tratta di segnali operativi, sono idee personali, potrei anche ovviamente sbagliarmi, ma cercherò di dare una visuale tanto rialzista come ribassista su questa coppia. Dipenderà anche dal vostro sentiment, se credete che questa coppia possa andare a ribasso, cercheremo di trovare possibili target. Stessa cosa, se pensate che questa coppia possa continuare a salire, cercheremo altri target a rialzo. Ovviamente il prezzo potrebbe anche rimanere in lateralità. Nel frattempo vi ricordo che nella descrizione di questo video troverete dei link con due broker completamente regolamentati e anche in Italia dalla Consob. Vi ricordo, se alla fine di questo video siete soddisfatti, mi raccomando, mettete un like al video, visitate il sito web startborsa.com e se volete anche la pagina Facebook startborsa.com. A questo punto direi che possiamo iniziare. Passiamo direttamente sul grafico settimanale. Eccoci qui. Abbiamo avuto un bel trend che è iniziata un po' di congestione laterale. Inizierai subito tracciando quelli che potrebbero essere dei limiti superiore e inferiore. Vediamoli qui, ovviamente usando questi massimi relativi e minimi in aumento comunque. Vedete che sembra che siamo dentro un triangolo o la formazione di un possibile triangolo. Sarà un triangolo di continuazione o un triangolo di inversione? Interessante la domanda. Quindi vediamo che questa coppia è già un po' di anni che è in un trend rialzista, una tendenza rialzista, massimo, massimo, minimo. Ora vediamo se per caso qui si nasconde un canale, a volte succede. Potrebbe essere un possibile canale. Vedete, queste sono linee parallele. La linea del centro si è comportata piuttosto bene anche come supporto o resistenza dinamica. Comunque questo canale per il momento lo toglierei troppo a lungo termine. Però, oppure facciamo così, lo porto su uno e lo metto così, così disturba di meno. Poi mi traccerai subito quelli che sono diciamo, i massimi. Abbiamo avuto massimo qua, abbiamo avuto questo massimo. E ora se qui trovo qualche livello, questo livello è interessante, ai 16,80 circa. Perché qui ha fatto resistenza, qui ha fatto supporto, quindi lo segniamo. L'ho riabbassato perché combacia meglio con questo supporto e con la chiusura del prezzo e non con le ombre superiori. Direi che per il momento questo è sufficiente. Dunque, mi concentrerei soprattutto su questi livelli qui, quindi li passo in rosso, così sono meglio visibili e rimangono all'occhio.
Ovviamente oggi è l'11 giugno e domani ci sono i possibili cambio dei tassi di interesse da parte della Fed. Anche se è previsto che si mantengano sui 5,5%, ma ovviamente potrebbero anche riabbassarsi più avanti. Come calcolo il possibili target a rialzo? Se avete visto già gli altri video, i possibili target a rialzo, utilizzo la tecnica FIBO utilizzando i ritracciamenti e non le espansioni. Siccome che è una tecnica che mi ci sono trovato bene col tempo e ha dato risultati buoni, non la cambio. Quindi possibili target a rialzo. Come sempre il 126, scusate, come sempre il 161,8% di FIBO. Un buon possibile target, mettiamolo in verde, in due. E prestare attenzione al 127,2% di FIBO, perché se il prezzo a questo livello non rompe con forza, ma inizia a creare delle una piccola lateralità o delle candele con dei piccoli corpi e delle ombre lunghe, è molto probabile che sia una resistenza e che il prezzo torni a ribasso. Il secondo target è molto distante. Ovviamente sono operazioni a lungo termine, siamo su un grafico settimanale. Cosa possiamo fare? Supponiamo che faccia un breakout a rialzo e che ovviamente passi anche qualche settimana in più. Quindi possiamo prendere l'altezza del triangolo, utilizziamo la sua proiezione per vedere dove ci porta come possibile target, tanto rialzista quanto ribassista. Ora questo dipende dove fa breakout o breakdown. Quindi supponiamo che faccia breakdown qui, ci porterebbe a questo livello ai 15,77 circa. Ora lo segno. Come possibile target nel caso in cui il prezzo rompa a ribasso, quindi breakdown. Sul settimanale una cosa, ma ovviamente consiglio sempre poi di scendere di time frame sul giornaliero o sui 4 ore. E siccome che la maggior parte delle volte tende a tornare sul livello che ha rotto, quindi aspettare il pullback, avere qualche altra candela o barra che ci conferma un giro, a parte la rottura, allora potremo andare a cercare i 16,78 che abbiamo segnato come supporto e i 15,78 che è la proiezione dell'altezza del triangolo. Ora questa stessa proiezione la copio e la portiamo a rialzo. Ora questo, ripeto, dipende dove rompe. Vedete che più avanti si va nel tempo, il target aumenta di livello. Quindi avevamo detto che il possibile target rialzista, seguendo la tecnica FIBO, sarebbe stato il 161,8% di FIBO e casualmente anche l'altezza, la proiezione dell'altezza del triangolo ci porta più o meno su quel livello.
Ora elimino questo FIBO per il target rialzista, anzi i due target, anche se può sembrare esagerato, il 261,8 è comunque un target fattibile. Se ci ricordiamo il canale che ho tracciato prima, è possibile anche che compia. Ora attraverso la tecnica di FIBO Failure Swing, che metterò in descrizione, quando non si creano più massimi relativi, possiamo iniziare a tracciare un FIBO tra l'ultimo minimo relativo e il massimo relativo meno alto, quello che non ha compiuto, diciamo, l'alto più alto che ci si aspetta quando siamo in uptrend. Quindi riprendo il FIBO ritracciamenti, ecco, manca una cosa, devo aggiungere l'indicatore RSI, il Relative Strength Index. Posso portarlo anche a 12 periodi, non c'è problema. Ok, qui è stato ipercomprato perché è un, diciamo, un filtro per questa tecnica, è che il prezzo deve essere stato ipercomprato e corrisponde. Quindi a questo punto abbiamo detto prendo il minimo relativo, il basso più alto e l'alto più basso. Quindi possiamo iniziare a tracciare questo FIBO e da qui, una volta che fa il breakdown e supera il 100% del FIBO, quindi ai 17,41 circa, 17,42, stessa cosa, avremo il 161,8% come possibile target e siamo sempre vicini alla proiezione dell'altezza del triangolo. Ed eventualmente poi il 261,8 intorno ai 13,83. Ecco qui, torno un momento sul settimanale, anche se non cambierà molto, ed abbiamo, sì, abbiamo per il secondo target, in caso in cui faccia un breakdown. Vediamo questo target, dovrebbe anche rompere, diciamo, questo canale rialzista e cerchiamo qualche livello di supporto e resistenza valido anche in passato. Io direi che questo livello, ora tolgo il verde, lo mettiamo magari in rosso, resistenza che è riuscito a rompere. È comunque un'area, non è proprio un livello esatto. Comunque intorno ai 14,47, 14,50. Vedete qui supporto, supporto, l'ha rotto, l'ha ritestato. Stessa cosa rialzo, qui di nuovo supporto. Direi che questo potrebbe essere un livello da vigilare se ci avviciniamo al secondo target dei 261,8%. Altri possibili target o altre forme di trovare livelli potrebbe essere questo. Ora elimino, prendo l'ultimo swing rialzista e posso applicare la stessa tecnica, sempre 161,8, però saremo già vicini al secondo target, ossia il 261,8, quindi quasi ai 29 livelli molto elevati. Oppure facciamo così per non essere troppo, per non andare a cercare livelli troppo distanti, prendo questo swing. Ecco, questo mi piace di più. Vediamo il 161,8 che si avvicina a quello che è la proiezione del triangolo.
e di questo il 261,8 ai 28. Comunque, questi sono livelli piuttosto elevati. Quindi vai ad avere dei target, diciamo, più vicino al target, più sono le probabilità che si compia e che lo raggiunga, ovviamente. Ora, se riusciamo a entrare nel breakdown o breakout rialzista e vediamo che fa il pullback, metteremo lo stop loss giusto sotto il pullback. Stessa cosa a ribasso, se il prezzo rompe a ribasso e crea un pullback, e vediamo che inizia che dà il giro, metteremo lo stop poco sopra. Di questa maniera il rischio, beneficio, rendimento sarà completamente a nostro favore. Bene, direi che con questo è tutto. Io vi saluto, mi raccomando, sottoscrivetevi al canale. Attivate la campanella e lasciateci un bel like se questo video è stato di vostro aiuto. Se avete dei commenti o delle domande da fare, potete scriverlo sotto il video tra i commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, buon trading!